Siamo stati costretti in un modo brutale e imprevisto di trasformare la nostra vita normale, che era 5 giorni al lavoro, 2 giorni a casa, in 7 giorni a casa. E questo ovviamente ha comportato molti disagi e qualche scoperta. È chiaro che nel futuro il lavoro a casa sarà sempre più utilizzato e popolare. È anche utile nella vita dell'uomo, riducendo la necessità di ritrovarci tutti in macchina nei stessi orari, traffico, congestione, inquinamento e compagnie. Ma allo stesso tempo questo fa vedere che lo strumento dell'abitare deve diventare anche uno strumento del lavoro. E nel mondo del lavoro, pensando alla vecchia 626 o tante altre leggi che abbiamo nel mondo, in Italia in particolare, sulla qualità del mondo del lavoro, abbiamo delle regole su abbagliamento della luce, abbiamo delle regole sull'acustica, abbiamo delle regole su controllo della temperatura, tutte cose che nell'ambiente casa non abbiamo. Dunque, un primo aspetto sarà quello di un upgrade, almeno di certe zone, per permettere alla gente di lavorare in un ambiente più salubre o più consueto con concentrarsi su un'attività per 6, 7, 8 ore. Un altro aspetto della casa che ha colpito me in particolare è la necessità di avere spazi esterni anche quando uno vive in appartamento. Io ho passato fondamentalmente la maggior parte di questi 3 mesi sulla mia loggia perché ho la fortuna di avere 3 logge ampie, che sono spazi che mi permettevano di separarmi dagli altri membri della casa e che era molto utile per me e anche per loro. E questa possibilità di allontanarsi da un certo ambiente per vivere un'altra esperienza, forse un po' più rilassante, è importantissimo. Un ultimo punto che mi viene in mente è il trattamento dei materiali nei ambienti in cui viviamo. Adesso sono prodotti delle piastrelle e altri prodotti che puliscono automaticamente l'ambiente in quale viviamo. Io non credo che vivremo in ospedali, ma un livello superiore di igiene certamente non fa male.